Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. Diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Signore, non hai seminato del buon seme? Non c'è dubbio alcuno, dal Signore vengono solo amore e bontà. Il male, portatore di sofferenza, purtroppo così presente nel mondo e persino nella Chiesa, e anche nel nostro cuore. Da dove viene allora? Tu, o Padre, hai ricevuto odio in risposta al tuo amore, odio che viene dal nemico infernale. Allora sarò vigilante, aprirò il cuore solo a chi dice bene di te. Signore Gesù Cristo, tu sei il seme buono, caduto in terra e morto, ma poi sei risorto e portato anche noi, con te, fra le braccia del Padre, ora e per l'eternità. E adesso accogliete con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, dare l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato dall'infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione beata, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buona, eterna, infinita, meravigliosa la sua misericordia per noi. Allora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore, ti dice, anima cara, per essere santi bisogna anzitutto volerlo. Voi siete al mondo principalmente per questo, diventare santi per meritare la gloria eterna in cielo. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat sempre, Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.